riscoprire le tracce della comunità ebraica di Lecce in età medievale, una comunità che all'epoca doveva essere florida, ricca e numerosa dal punto di vista della sua componente, soprattutto sefardita, dobbiamo ricercare dei luoghi che non siano stati modificati dalla trasformazione profonda che si verificò soprattutto a partire dal 1500. E per questo ci dobbiamo spostare nelle immediate vicinanze del centro storico di Lecce per scoprire dei luoghi particolarmente significativi della tarda età medievale che non hanno subito questa trasformazione. In questo caso abbiamo una torre medievale, la Torre di Belloluogo, che fu a lungo residenza della famiglia di Brienne, la famiglia dominante a Lecce nella tarda età medievale. Nella cappella della torre Maria Damien fece eseguire un ciclo di dipinti rappresentanti storie di Santa Maria Maddalena. In questo dipinto particolarmente abbiamo una scena che rappresenta la partenza di Maria Maddalena dalla Terra Santa, e qui vediamo una città rappresentata in maniera idealizzata, una città sul mare che presenta le caratteristiche di una città pugliese dell'epoca, in cui troviamo le mura, troviamo delle case, ovviamente una piazza in cui si svolgono le principali attività quotidiane. E nella piazza vediamo, per dare un tocco esotico alla scena, dei personaggi con un copricapo in forma di turbante e altri personaggi che hanno evidentemente degli scialli di preghiera ebraici. È uno dei rari casi di dipinti in terra salentina che rappresentano ebrei con fattezze non snaturate o non connotate negativamente come in altri cicli cristologici di altre chiese della zona. È una traccia molto importante della presenza ebraica che doveva essere rilevante all'epoca dell'esecuzione dell'affresco ed è una tappa molto importante dei nostri itinerari ebraici a Lecce.